Immaginate di trovarvi nel cuore della provincia di Treviso, negli anni 60. Qui, a Ponzano Veneto, precisamente nella frazione di Santa Bona, quattro fratelli stanno per intraprendere un viaggio che cambierà non solo le loro vite, ma anche il panorama della moda italiana e mondiale. La loro storia inizia in un contesto difficile. Dopo la prematura perdita del padre Leone a causa di una nefrite, i ragazzi si trovano a dover sostenere la famiglia. Luciano, il fratello maggiore, abbandona subito la scuola e inizia a lavorare come garzone in un magazzino di tessuti e successivamente come commesso in un negozio di abbigliamento. Nel frattempo, Luciana contribuisce lavorando in una fabbrica di maglierie. Queste esperienze, però, non sono solo lavori, ma la base su cui costruiranno il loro futuro. Un giorno, Giuliana realizza un pullover di colore giallo come regalo per il fratello maggiore Luciano. Questo semplice gesto si rivela l'inizio di un qualcosa di straordinario. In quanto all'epoca i maglioni erano disponibili solo in tonalità classiche, mentre vedere maglioni luminosi o comunque dai colori accesi era molto difficile. Il maglione indossato da Luciano divenne un must-have, tutti lo volevano avere. L'idea di produrre maglioni colorati si fa strada nelle loro menti. I Benetton decidono così di rompere gli schemi, offrendo ben 36 diverse colorazioni. È una mossa audace che catturerà l'attenzione e il cuore di un pubblico giovane desideroso di esprimere la propria individualità. Con i primi risparmi, i fratelli acquistano una vecchia macchina per la produzione di calzarrete, con cui Giuliana inizia a produrre i primi maglioni. Giuliana confeziona i maglioni a casa, mentre Luciano li va a vendere porta a porta sotto il marchio Trejoli. È un lavoro faticoso, ma la passione e la determinazione li spingono avanti. Ben presto, anche i fratelli minori, Gilberto e Carlo, entrano in azienda, ognuno portando le proprie competenze. Gilberto gestisce i conti, mentre Carlo si occupa degli aspetti tecnici e produttivi. Così i ruoli all'interno dell'azienda si definiscono chiaramente. Luciano come presidente e responsabile commerciale, Giuliana come designer, Gilberto nella divisione finanziaria e Carlo nella produzione. La vera svolta della famiglia Benetton arriva però durante un viaggio in Scozia. Luciano scopre antichi metodi di lavorazione della lana e torna con un'idea innovativa: tingere i maglioni dopo la produzione. Insieme a un tintore di fiducia della zona, Ado Montana, Luciano sperimenta per mesi, fino a quando finalmente, una notte, emerge dalla vasca di tintoria un maglione perfetto. Questa innovazione, nota come tinto in capo, non solo riduce gli sprechi, ma diventa un vero e proprio marchio di fabbrica per i Benetton. Nel 1965 nasce ufficialmente la società Maglierie Benetton e poco dopo viene aperto il primo negozio, sotto l'insegna My Market, a Belluno, una piccola cittadina ai piedi delle Dolomiti. Storica fu la frase di Piero Marchiorello, figlio di un commerciante della città e socio di Luciano. Se funziona qui, funzionerà dappertutto. Detto fatto, la risposta del pubblico è clamorosa. Lo store diventa un punto di riferimento per chi cerca capi di alta qualità e dai colori vivaci. Visto il successo di Belluno, però, Luciano decide di replicare e di aprire un secondo store a Cortina d'Ampezzo, nota meta sciistica della borghesia italiana. Anche in questo caso i maglioni volano letteralmente via dagli scaffali. Gli store dei Benetton erano open space senza barriere e senza mobili, dove i clienti potevano toccare e provare i maglioni e dove la musica era ad alto volume. Questo concept innovativo cambiò per sempre il mondo del retail. Infatti, in pochi anni, decine di negozi My Market aprirono nelle principali città di tutta Italia. Negli anni a seguire, i Benetton diversificarono la loro offerta, con negozi a insegne diversa per target specifici: 012 per bambini, Tomato per un pubblico più moderno, merceria per una clientela adulta e dei gusti tradizionali, e Jeans West, un brand di jeans provocatorio e anticonformista. Nel 69 i fratelli aprono il loro primo store a Parigi ed è l'inizio di un'espansione internazionale che li porterà in breve tempo a raggiungere 500 negozi in giro per il mondo. Alcuni di questi store erano di proprietà diretta della famiglia Benetton, altri invece erano gestiti da una rete di imprenditori che scommettevano e si facevano ambasciatori del marchio Benetton. Fu una rivoluzione nel mondo del franchising. Gli anni 80 invece sono stati segnati da grandi innovazioni e da grandi novità. La famiglia decise in primis di unificare tutti i suoi marchi sotto un'unica insegna, ovvero il celebre logo del Folpetto, il polipetto in dialetto veneziano, che divenne il simbolo del brand e lo è tutt'oggi. Tra l'80 e l'82 furono inaugurati i primi store in giro per il mondo, principalmente in New York e Tokyo. Questo permise di portare il marchio a un pubblico globale e di abbracciare una clientela internazionale. Nell'84 inoltre fu introdotto anche il primo magazzino robotizzato a Castrette, in provincia di Treviso, che rivoluzionò completamente la logistica aziendale,
e permise all'azienda di raddoppiare la capacità distributiva. Pensate che fu così innovativo, tanto da essere oggetto di studio da parte di centri di ricerca, università e anche da parte di alcuni competitor. Ma la storia della famiglia Benetton non si limita solo al mondo della moda. Tra la fine degli anni 80 e gli inizi degli anni 90, la famiglia inizia una massiccia diversificazione delle proprie attività. Nell'83 entra nel mondo della Formula 1 come sponsor del team Tyrrell, per poi nell'86 acquisire invece la scuderia Toleman e trasformarla nel famosissimo team Benetton. In questo periodo Luciano affida a un giovanissimo Flavio Briatore la direzione commerciale del team di Formula 1 per poi in seguito promuoverlo a direttore esecutivo. Sotto la sua guida la squadra è altamente competitiva, vince due campionati del mondo, un titolo costruttori e porta alla luce un giovanissimo e talentosissimo Schumacher. Parallelamente il gruppo viene quotato alle borse di Milano, Francoforte e New York, aprendo la strada a nuovi investimenti in settori come infrastrutture, servizi per la mobilità, ristorazione e ancora sport. Un esempio emblematico di questa espansione è l'acquisizione della SME, da cui nascerà poi Autogrill. Gilberto, il genio finanziario della famiglia, guida l'espansione del gruppo in altri ambiti, come la gestione delle autostrade, gli aeroporti, gli autogrill e importanti partecipazioni finanziarie in Mediobanca, Generali e Pirelli. Il tutto contenuto nella famosissima edizione, la holding di famiglia, meglio definita la cassaforte dei Benetton. Ma anche le grandi storie hanno i loro alti e bassi. Negli anni 2000 i Benetton affrontano una serie di sfide molto complesse che segnano una nuova fase nella storia del gruppo. Nel 2003, per esempio, la famiglia annuncia un progressivo ritiro dalla gestione diretta dell'azienda, affidando sempre più potere ai manager esterni. Questo cambio di strategia porta a decisioni molto difficili, tra cui la delocalizzazione degli impianti produttivi, la conseguente chiusura di numerose fabbriche, una su tutte Cassano Magnano, per poi nel 2006 chiudere anche il primo storico negozio in franchising, inaugurato a Firenze nel 68. E ancora nel 2011 Gilberto comunica la decisione di limitare l'impegno sportivo solo esclusivamente al rugby e ai settori giovanili, abbandonando le squadre di basket e pallavolo, nonostante i numerosi successi nazionali e internazionali ottenuti nel corso degli anni. Nel 2012, ovvero l'anno successivo, i Benetton escono anche dalla Borsa di Milano, tornando sotto il controllo Pilavato, per poi nel 2013, esattamente 10 anni dopo l'annuncio di Luciano di fare un passo indietro e dare più spazio ai manager, il passaggio di consegne si completa. I quattro fratelli Benetton lasciano definitivamente il CDA ai rispettivi figli, quali Alessandro, già presidente nel 2012, Franca, Sabrina e Christian Benetton. Tuttavia, nel maggio del 2014, anche Alessandro, figlio di Luciano, lascia la presidenza della società e nel novembre del 2016 esce definitivamente dal CDA per divergenze strategiche con la famiglia. Il tragico crollo del Ponte Morandi a Genova, gestito appunto da Autostrade per l'Italia, a sua volta controllata dalla famiglia, causa 43 vittime. Questo evento segna un punto di svolta per l'immagine della famiglia e del marchio. L'incidente scatena polemiche e critiche nei confronti della famiglia, accusata di aver trascurato la manutenzione del ponte. Le conseguenze legali e reputazionali sono devastanti, portando a una crisi di fiducia nei confronti del brand. Nel 2023, Luciano Benetton, in un'intervista al Corriere della Sera, annuncia il suo addio al gruppo da lui fondato, accusando il management di aver nascosto un buco di bilancio di oltre 100 milioni di euro. Questa dichiarazione provoca un terremoto all'interno dell'azienda. Il figlio Alessandro, oggi presidente di edizione, si trova ad affrontare una situazione complessa e molto delicata. Oggi la famiglia Benetton è in una fase di transizione. Alessandro e gli altri membri della famiglia si preparano a guidare il gruppo verso un futuro molto incerto, ma nello stesso tempo ricco di grandi opportunità. La loro storia, segnata da alti e bassi, è un esempio di resilienza e grande capacità di adattamento.